Qui la coppia Martin è perfettamente in linea. Ricchissimi, hanno condiviso i soldi con i più poveri. Non hanno mai voluto e ostentato una vita che rispecchiasse il tenore del guadagno che avevano, che potevano permettersi. La famiglia del fratello di Zelia, che sarà ancora più ricca della famiglia Martin per un matrimonio e un'eredità che questo fratello riceverà sposandosi, aveva un tenore di vita diverso. La famiglia Martin ha voluto vivere anche nello spirito il Vangelo fino in fondo. Quindi il primato di Dio, Dio al primo posto, al punto tale che per il Messio Martin voleva dire di domenica non aprire il proprio negozio. Aveva l'occasione per fare gli affari più belli. Sacerdoti, confessore e amici lo deridevano, gli dicevano: ma tu puoi salvare la faccia, apri una porticina laterale, vai a messa tutto, e poi dopo, mi capite già? Qui siamo in un'epoca diversa dalla nostra, ma in fondo i sotterfugi che troviamo noi oggi per giustificare tante cose li trovavano anche loro. E la legge, il precetto festivo era per loro invece no una cosa. La signora Martin non voleva viaggiare di domenica, non voleva fare delle grosse spese, voleva passare la giornata dedicata a Dio, alla famiglia, al marito, lo stare insieme. Il primato dunque di Dio che toccava anche l'economia. E Luigi Martin era abile, giocava in borsa. Anche i soldi non sono un ostacolo alla santità. Giocare in borsa, vi rendete conto? Investirà. Faccio una piccola parentesi. Questa coppia vive 19 anni di matrimonio, poi la moglie muore a 46 anni, lui vive e sopravvive alla moglie 17 anni. In 17 anni Luigi non lavorerà più, va in pensione, si ritira dalla sua attività a 54 per essere precisi, e vivrà di rendita del lavoro che ha messo da parte nei 19 anni di matrimonio con la moglie. Lei con la sua attività, lui con la sua. Alla fine, a metà, dopo 10-12 anni di matrimonio, ridurranno. Lui chiuderà il suo negozio, venderà il negozio, la sua attività, la licenza di orologiaio e di gioielliere, per favorire e aiutare a sollevare un pochettino la moglie, che aveva dei figli e un tumore al seno che cominciava a esprimersi brutalmente. Per cui in quei 19 anni lui ha messo via tutto quello che occorreva per allevare cinque figlie, che aveva cinque figlie, rimasto vedovo, e mantenerle per 17 anni senza più andare a fare nulla. Aveva investito allora i suoi soldi nella costruzione del canale di Panama. Pensate, quindi, che uomo anche lungimirante, che intelligenza, che capacità. È successo come la Parmalat, un crack. Perse una fortuna, ma rimase lo stesso con una grossa fortuna ancora tra le mani. Quindi anche i soldi, anche l'amministrazione, una famiglia non può dire: io devo fare il voto di povertà per diventare santo. Il Vangelo di oggi è direzzato a tutti, non si può servire. Il denaro non come servizio, non come scopo o obiettivo della vita, ma era il mezzo per vivere. Il secondo aspetto che hanno vissuto in maniera grande, enorme, è la fiducia in Dio, incrollabile, in tutti e due, nei momenti più duri e difficilissimi della vita. Quattro bambini da portare al cimitero, una sorella che muore in monaca di clausura, una sorella Zelia, la morte dei suoceri e la morte dei suoi genitori. Insomma, in 5-6 anni vi sono 7-8 funerali in questa famiglia di lutti. Eppure Zelia sa mantenere il suo umorismo, la sua capacità di leggere gli avvenimenti alla luce della fiducia in Dio. Tutto, l'ha sottolineato molto bene anche Margherita, lo ha sottolineato più volte, tutto concorre per il bene di coloro che amano Dio. E questo è stato un aspetto fondamentale. Sia Luigi che Zelia hanno affrontato le prove della vita in un modo eccezionale.
Vi sono le loro lettere, quelle poche che ci sono rimaste. Avete visto con che emozione ha letto l'ultima lettera che gli è pervenuta di suo marito, di Giuseppe. E anche leggere queste lettere, vedere come si salutavano, i sentimenti che lei, soprattutto lui, è un po' meno scrittore, lui non amava molto scrivere. Ha ragione quando dice che la donna in casa è la più intelligente. Le donne hanno una marcia in più degli uomini. Me lo sapete dire qual è questa marcia? Forse non lo sa neanche le donne. Che c'è una cosa che solo le donne hanno. No, non è quella che pensate. Quella che sta dietro, che non c'è l'equivalente nell'uomo. Che se noi, se le donne, se noi abbiamo 50 organi, le donne ne hanno 51. Ma ce n'è uno in più davvero. È l'utero. È l'utero, è la marcia in più. È il luogo della vita. Solo lei l'ha. Il gallo, quando feconda la gallina, scusatemi il paragone, se ne va. La gallina si dà una bella... Ma chi rimane arricchito? Lei, è la gallina che rimane con qualcosa in più. Si è arricchito di una cosa. Ed è quella casa. In Africa, sono stato missionario 15 anni, l'utero viene chiamata la casa dove si fa il bambino. Casa, proprio lo stesso nome che si dà alla costruzione della capanna, non hanno i nomi tecnici, scientifici. Quindi una fiducia incrollabile in Dio. E Zelia in casa aveva in mano la situazione, aveva l'intuizione, sapeva condurre anche Luigi là dove lui magari era un po' più esitante, un uomo però molto meditativo, un uomo molto portato alla contemplazione. Teresa dirà dei suoi genitori delle cose molto belle, ne diremo fra poco. L'altro aspetto che hanno vissuto molto a fondo è stato la consegna di sé, o meglio, qui bisogna dire, come coppia si sono consegnati al progetto, all'opera di un altro. Servitori, amministratori dei beni di Dio, ministri, sacerdoti, esercitando il sacerdozio comune dei battezzati nel generare vita. Procreatori, che vuol dire creatori di vita al posto di un altro. Hanno generato vita. E la cosa sorprendente, lo farò vedere alla mostra, voi andate ad Alençon, la casa natale dove è nata Teresa di Gesù Bambino, voi entrate nella cappella che fa memoria di questa santa e resterete allibiti. In una chiesa avete mai visto un letto matrimoniale? C'è al fianco dell'altare, come lì in questo spazio, la camera coniugale, perché la chiesa l'hanno aperta sulla camera da letto. Altare e talamo, ma si dice che anche l'altare di Cristo è talamo, la croce è talamo, è il letto sul quale Cristo si è steso a braccia ed è lì, c'è stato su. E l'altro, c'è questo talamo bellissimo, perché dentro quel letto sono stati concepiti 9 figli. Zelia vi è morta, lì dentro su quel letto vi è nata Teresa, e lei vicino a quel letto amava trovarsi certe volte durante la giornata quando era bambina a pregare, tirava una tenda e si nascondeva lì a pregare in solitudine, pensate. In quel letto, che ha le tende rosse molto belle, in Francia i letti sono molto piccoli, non sono una piazza e mezza, un po' meno. Un po' meno, tutto in miniatura in Francia, almeno all'epoca dell'Ottocento. E questo tendaggio serviva d'inverno a chiudere il letto per poter stare un po' più al caldo, perché non c'era riscaldamento in casa. Non avevano il telefono, non avevano la lavatrice, non avevano i computer né radio, avevano ancora la lampada a petrolio in casa, non la luce elettrica. Vi sto parlando non di una famiglia di oggi. Sotto quel letto, dentro a quel letto, in quell'alcova, vi era un crocifisso. Ministri, servi.
operatori di vita al posto di un altro, non girava mica il crocifisso dall'altra parte. Hanno fatto 9 figli sotto lo sguardo, consapevoli di compiere non un dovere, ma un servizio, un ministero, come il ministero sacerdotale, generare vita al posto di un altro. Lì Luigi e Zelia hanno esercitato in un modo eccezionale l'amore coniugale, non perché hanno avuto tanti figli, ne hanno persi anche 4, bisognava pur a quell'epoca affrontare diversamente la gravidanza e i figli, dato l'altissima mortalità infantile che vigeva allora. Anche nella famiglia del fratello moriranno, attorno moriranno tanti altri figli, era abbastanza normale tutto questo. Educatori sono stati, perché prima sono stati educati loro, si sono educati loro e hanno potuto fare gli educatori, perché prima hanno ricevuto, ma da chi? Stati educati dalla Chiesa. Voi la domenica andate in chiesa e vi sedete, si chiamano banchi, come all'università, come a scuola, si chiamano banchi dove si impara. In chiesa la domenica andiamo ad imparare, seduti sui banchi, non solo a pregare. Loro, ammaestrati dalla Chiesa, hanno ammaestrato la più grande santa dei tempi moderni, la patrona delle missioni, il più giovane dottore della Chiesa. Noi non avremo Santa Teresa di Gesù Bambino senza questi genitori. Avremo un'altra santa. Ci sono tanti santi i cui genitori non sono santi. E abbiamo un tipo di santità, e in un modo o nell'altro anche quei genitori hanno influito. Ma noi dobbiamo Teresa di Gesù Bambino innanzitutto alla santità della educazione che hanno saputo dare questi genitori. E Teresa lo ha notato, non c'è ombra di dubbio. Hanno educato non con le parole. Le parole che dite ai figli entrano di qui e escono di là. Ma i bambini in casa imparano per imitazione, guardando, osservandovi, scrutandovi. Non adesso che sono già grandi, che non vi guardano più, hanno altri modelli. Ma quando erano piccolissimi, è lì che imparano più di tutto. Teresa dirà in uno scritto, permettetemi, dove lei ricorda perfettamente che cos'è l'educazione.